Buongiorno. Buongiorno. Perché oggi c'è questa manifestazione a Forio? Sì. Lo dicevo prima anche a un altro collega, cioè oggi questa manifestazione vuol significare per questo territorio dove per anni e anni c'è stato sempre un silenzio da parte della gente qui a Forio nel subire forse anche passivamente certe situazioni, che oggi con questo gruppo che si è venuto a creare spontaneamente, voglio dire, sono tutti ragazzi del posto. Io vengo da fuori e vedo questo entusiasmo di questi giovani che è bellissimo secondo me, e bisogna fare in modo che questo gruppo venga sostenuto. Che dire, loro difendono il proprio territorio, non vogliono che si svendano delle cose naturali e bellissime del proprio comune di Forio. Ed è giusto, perché se noi facciamo questo, cioè se si svendono queste cose appannaggio di poche persone per i loro interessi, per fare, che ne so, la bustarella, cioè ma che rimane alla gente di qua poi? Niente, il turismo scappa via, il turismo dice ma noi privatizziamo, sì, però privatizzare significa che tu precludi la strada a chi vuole venire e trovare un posto naturale dove poter venire a fare turismo. Cioè, se tu gli precludi questo, chi deve venire? Solo la gente coi soldi. E poi che fanno? Rimangono negli alberghi e poi nessuno guadagna niente in questo pezzo di paese. Allora, secondo me è giusto lasciare le cose naturali, le cose libere, per fare in modo che il turismo abbia sempre uno sviluppo maggiore, perché poi alla fine questo paese è di turismo, è quello. E quindi i giovani non troveranno mai un lavoro, dovranno andare sempre via, dovranno sempre abbandonare queste terre. Io dico che questi giovani oggi hanno veramente dato voce a una protesta giusta e che debba essere ascoltata. Buongiorno. Cosa ne pensa di questa giornata così eccitante, diciamo? È molto importante che un gruppo di persone si sia riunito per protestare. Io seguo la politica ischitana da oltre 40 anni. La classe dirigente attuale, amministrativa, non è mai stata quella attuale, è proprio, oso dire, terra a terra, perché non vuole affrontare i problemi, ognuno pensa un po' al proprio orticello, ed è espressione chiara della società civile. Adesso teniamo qui circa 20 esponenti della forza dell'ordine e siamo a 40 a protestare. Su 60.000 abitanti evidentemente o stanno tutti bene o sono tutti conigli. Io penso che siano tutti conigli, perché moltissimi incominciano a non stare bene. Finché non ci mettiamo tutti insieme a costruire qualcosa di positivo, non andremo da nessuna parte. Il problema è proprio questo: non abbiamo più un prodotto turistico serio. Cioè, cosa offriamo? Offriamo traffico, smog, e le iniziative che non costano niente non vengono prese. Ti faccio un esempio: mi sono fatto promotore per circa 2 anni, riuscendo a mi sono fatto promotore di un sistema, cioè ho chiesto ai sindaci di fare un'ordinanza sui saponi, divieto ed uso dei saponi non biodegradabili. Il nostro mare, con la precipitazione che provoca il sapone, il detersivo attuale e i grassi, stanno creando tutto intorno all'isola una cappa che sta uccidendo tutta la vegetazione sottomarina. I depuratori, non si parla di fare i depuratori, sono 50 anni che non si fanno i depuratori. Se fossimo una società civile, noi avremmo fatto attivare queste 6 ordinanze, che sono 6 ordinanze che sono esecutive. Io personalmente ho dovuto far intervenire il prefetto, che ho scritto anche ieri sul Golfo un articolo, che interverrà sui comandi vigili che non fanno attivare l'ordinanza. Ora, questa ordinanza
in casa, invece di usare i saponi che rovinano il mare, basterebbe un po' di sacrifici da tutti noi, anche imparando dall'antichità, aceto, limoni, tutti i sistemi cenere, tutti i sistemi vecchi per cui noi pulivamo, prima dei detersivi, noi le case le pulivamo. Perché non si riesce a muovere un po' di gente su argomenti che non costano niente? Un altro grosso problema di questi giorni sono le frane che stanno inondando e che stanno rovinando l'isola. Ebbene, io sono promotore di un'iniziativa recupero dei terreni urbani. In una prima fase sia il comune di Serrara Fontana che Barano mi stava dando una mano in questa direzione. Dopodiché gli altri comuni non fanno niente e questi hanno mollato. Perché voi immaginate, se recuperiamo i terreni incolti, noi sistemiamo il territorio e ognuno, l'agricoltura a chilometro zero, i prodotti nostri, la terra dei fuochi che a Ischia mangiamo fosse, mangiamo immondizia invece di mangiare frutta e ortaggi buoni. Scusi, perché non attiviamo i nostri terreni? Allora è tutto il sistema che non funziona più. Da dove si prende? Da dove bisogna iniziare? Dalla protesta, ma anche dalla collaborazione di tutti noi. Cioè noi dovremmo tentare di essere popolo per andare tutti nella stessa direzione. Grazie. Ultima domanda, cosa ne pensi di questo comitato, soprattutto di giovani? Che possa essere l'inizio di una cosa seria.